Allora buonasera, benvenuti, come va? C'ho anche due persone di pubblico vero. No, anche voi siete veri. Allora stasera questo, lo dico subito, è lo spettacolo di stand up comedy. Cosa vuol dire stand up comedy? In realtà nessuno lo sa esattamente, è un po' come chatouche, quelle parole che devi prendere per buone senza che nessuno te le spieghi esattamente. Allora, stand up comedy in realtà, comicità in piedi, di solito gli stand up comedian hanno appunto un palco, un microfono, un'asta, uno sgabello con l'acqua che non si vede ma vi giuro che c'è. Questo è lo stile di comicità che amano i giovani comici italiani che si approcciano a questo mestiere. Infatti io mi ritrovo a fare spesso serata con tantissimi giovani comici ed è una cosa che mi piace moltissimo. Alcuni di loro potrebbero essere miei figli, non è detto che non lo siano. È una cosa che comunque, insomma, mi fa veramente molto piacere. Alcuni sono estremamente gentili con me, mi chiamano maestro. È lusinghiero, vero? È molto lusinghiero il fatto che mi chiamino maestro, però io ho avuto un'educazione cattolica, perché ogni volta che sento questa parola maestro mi viene in mente l'ultima cena. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Sono forse io maestro? No. E poi arriva Giuda. Sono forse io maestro? Quindi c'ho tutti questi trip nella testa. Così. Ma una roba, io avrei reagito così. Una roba mia. Io per, diciamo, tenere il passo con questi giovani comici, uso i social, ma rispetto a loro sono sempre indietro di uno. Cioè, io avevo appena imparato a fare, imparicchiato, a fare le stories di Instagram e loro sono già su TikTok e su Clubhouse, capito? Tempo che io arrivo su TikTok e su Clubhouse, loro probabilmente andranno sul nuovo social Pem Pem e io sarò sempre indietro di uno e li inseguirò all'infinito, almeno fino a quando Zuckerberg non mi manda una mail con scritta "Fitti rompere il cazzo ai pivelli, testa di cazzo". Allora, comunque, gli stand-up comedian che sono... belle persone, va detto, avete conosciuto stasera Nicola, John, ma qui collegati ce ne sono tanti. Li riconosci dalle foto che hanno sui social? Di solito sui social siamo così, col microfono, perché siamo artisti e viviamo di illusioni. Noi ci illudiamo del fatto che voi capiate dalla foto col microfono in mano che siamo stand up comedian. In realtà potremmo essere tranquillamente dei cantanti neomelodici, perché da una foto mica si capisce se stai cantando o sole o cuore o mare o se stai parlando di pompino. Scusatemi, ho detto la parola pompino, in realtà lo dico perché il primo comico, il primo stand up comedian più famoso che disse questa parola, Lenny Bruce, lui fu arrestato e noi invano continuiamo a dire questa parola di spettacoli stand up comedy 3-4 volte sperando che si palesino dei carabinieri, ma ormai non gli frega più cazzo nessuno. Ora, io sono vecchio e ho anche un po' di pudore a dire questa parola, cioè non la dico bene, me lo mangio sempre un po', no? Ma mi mangi i pompini suona malissimo. Comunque andiamo avanti. No, che abbiamo, cioè, siamo andati veramente, veramente molto. Allora, cominciamo subito questo spettacolo. All you can hit, tutto quello che puoi colpire. Perché ho scritto questa roba? Perché io ci avevo creduto. Cioè io un anno fa, io avevo creduto ai vostri arcobaleni, ai vostri andrà tutto bene. E invece come ci ritroviamo dopo un anno? Che gli infermieri eroi sono già degli stronzi che dormono sul posto di lavoro. I medici martiri sono quei bastardi che ti vogliono inoculare un vaccino che è stato sperimentato troppo poco perché non ci sia qualcosa sotto. E quelli che guidano le ambulanze sono i bastardi che si vaccineranno comunque prima di te. Ma questo perché? Perché siamo così? Perché in realtà non abbiamo mai smesso di indossare la nostra maschera da brave persone sotto la mascherina, e quindi togliendo quella maschera siamo degli stronzi. Io non so a voi, ma in questo periodo dove comunque bene o male possiamo un po' uscire, a me fanno tremendamente paura quelli che mi fermano per strada, conoscenti che si avvicinano a mezzo metro, si tirano giù la mascherina per sentire meglio e poi ti dicono "come stai?". E io
lì mi partono miliardi di sinapsi, si aprono miliardi di file, mi verrebbe voglia di dirgli come sto, cazzo, come sto? Sto in continuo equilibrio tra il desiderio di diventare famosissimo e riempire i teatri di mezza Europa e quello di sparire a pescare tonni a Gloucester, Massachusetts, indossando un parorecchi militare a prova di minchiate. Sto che ogni volta che esco di casa vorrei portare con me la mia mazza da baseball e colpire tutti quegli stronzi che al supermercato non rispettano la fila. Vorrei colpire tutti quelli che parlano ancora di complotti, tutti quelli che se ne fregano della gente che gli sta intorno e che soffre, che sta male. Però rompono i coglioni per voler riaprire le chiese la domenica, perché è importante pregare. Io sto che... ho la nausea. Ogni volta che accendo la TV ho un senso leggero ma continuo di nausea che si acuisce quando per sbaglio vado sulla Rai e su Mediaset. Sto che ho il colon talmente irritabile quando vedo che l'uguaglianza tra uomini e donne passa solo dalla pubblicità degli assorbenti. Mi ritrovo seduto sul trono, e non è quello di Maria De Filippi, ma è quello che abbiamo tutti, a fare una macchina per il taglio ad acqua col culo. Sto che un giorno, finalmente, incontrerò qualcuno che lavora a YouTube e gli potrò chiedere come mai, ogni volta che guardo un video di Ricky Gervais, poi me ne proponi due di Brignano. Vabbè, la faccio che la capite tutti. Perché ogni volta che guardo un video dei Led Zeppelin, poi me ne vuoi far vedere due dei Maneskin? Perché cazzo, se uno guarda due video di Brignano o due video dei Maneskin di fila, dopo, per algoritmo, gli deve venire fuori un video tutorial di Salvatore Aranzulla che gli spiega come disattivare la DSL per sempre. Io sto che ormai guardo i video dei comici col pubblico al posto dei porno. E mi commuovo, proprio come mi succedeva con il porno. Invece, mi avvicino ancora un po' a chi mi ha chiesto come stai, abbasso anche io la mia mascherina e gli dico, bene dai, me la cavo. Perché? Perché ho quasi 50 anni e ho imparato a disinnescare. No, non come quegli imbecilli che tengono in vita improbabili rapporti di coppia evitando di fare domande scomode tipo dove sei stata, con chi sei stata, è la prima o la seconda volta che ti togli i vestiti oggi. No. È più una cosa alla Matrix, più filosofica. Cerco di evitare i colpi, proprio come faceva Neo, con frasi studiate tipo ma alla fine diciamo la stessa cosa. A monte posso essere d'accordo con te. Scusa, ma mi scade il parcheggio. Ho imparato a disinnescare. Queste sono le cose importanti, perché sto crescendo, sto diventando grande. E anche il sesso, io voglio parlare di sesso, subito, così, secco. Allora, io odio gli uomini quando fanno branco. Se tu metti 5 uomini in una stanza, di qualunque estrazione sociale, culturale, alla fine parlano di sesso, ma ne parlano male, da branco, da lupi. È una roba che mi fa vergognare, mi dà fastidio. Io recentemente ho avuto un'epifania, una rivelazione. Mi è successo mentre stavo facendo sesso. E stava andando anche bene, per dire, no? Ero lì. Tu immagina, no? Ero lì, che stavo, ma bene, tutto sudato. Lo so, non è una bella immagine dopo cena. Io mi rendo conto, però avete pagato, che cazzo me ne frega. Comunque, ero lì, sudato, cuore a mille, stavo facendo un non indifferente sforzo fisico e tac, un'illuminazione. Ho detto, ma che cazzo me lo fa fare? Ma io neanche vado in palestra. Sto qua a rischiare la vita per un po' di fica. Ma vaffanculo! Ecco, l'ho pensata questa cosa, non l'ho detta alta voce perché mi sembrava giù. Ho finito, ho ringraziato e poi ho continuato a pensare. E ho capito questa cosa. Allora, il sesso è tutta una questione di ormoni.
i neuroni non c'entrano niente. Ora, gli ormoni, voi ve li dovete immaginare un po' come dei campagnoli, quelli che vengono in città il sabato pomeriggio a vedere le porte che si aprono da sole. Ecco, gli ormoni sono così, felici di nulla. Gli ormoni sono dei campagnoli, gli basta un autoreggente per andare fuori di testa completamente. I neuroni no, i neuroni sono quelli che ti servono per riuscire a farti una media scopata. Quando sei sposato e hai figli, è lì che ti servono i neuroni e non gli ormoni. Perché tu, quando hai figli, sesso lo fai nei ritagli, tipo quando sono a ripetizione di matematica, a lezione di karate, e c'hai 20 minuti, e lei che ti ama, ti vuole bene, vuole farti fare un bel sesso, ti dice: amore, vuoi che metto le autoreggenti come a Capodanno? Ma tu guardi l'orologio e dici: no amore, abbiamo un quarto d'ora, tieni su i calzini che va bene così. Sono autoreggenti, molto corte, ma sono autoreggenti, tecnicamente lavoro di fantasia, lì ti servono i neuroni. Gli ormoni, cazzo, gli ormoni sono quelli che filtrano tutto attraverso la lente del sesso. Gli ormoni sono quelli che, quando lei ti dice all'apice del piacere: non sai cosa ti farei, cazzo, gli ormoni sono quelli che ti aprono tutti i file con tutti i video che hai visto su Pornhub da che esiste, e tu pensi alle porcate più immani: non sai cosa ti farei. Ma se la stessa frase lei te la dicesse in ascensore, mentre state uscendo la mattina per andare al lavoro, ti guarda dito negli occhi: non sai cosa ti farei, tu spereresti che la risposta sia le polpette. Ecco, io sono arrivato al punto che anche durante il sesso, se lei mi domandasse, mi dicesse: non sai cosa ti farei, io spererei che la risposta fosse le polpette. Perché sono un illuminato. Mi va di dirla così, guarda un po'. Lo so, durante questo breve pezzettino dello spettacolo di aver evocato comunque un'immagine che non esiste quasi più. Due persone che escono di casa contemporaneamente per andare a lavorare. È un'immagine che da un anno non abbiamo, perché almeno uno dei due sta a casa. Il smart working, lo smart working, questa parola bellissima che abbiamo imparato, non conoscevamo assolutamente né il significato né l'esistenza, e ci ha cambiato invece la vita, anche noi, anche io stasera, io sto lavorando in smart working, questo è smart working, no? E l'ho fatto, lo ammetto, faccio coming out, ho fatto smart working anche facendo spettacoli per le scuole, l'ho chiamato TAD, teatro a distanza, bello TAD, vero? Suona un po' come un esame per la sciatica, comunque TAD. Allora, voi non tutti lo sapete, la maggior parte sì, ma non tutti sanno che questo bello omino qua, che vedete in video, questa location meravigliosa del cane, anzi fate un applauso a Riccardo che oggi è stato con me qui a farlo sentire giustamente. Grazie per l'ospitalità, la rete, le luci, insomma tutto. Allora, dicevo, noi stiamo facendo, no? Allora, io ho scritto questo spettacolo sul gioco d'azzardo patologico, sulla mia dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, che si chiama appunto La Gallina, e io ho fatto questo spettacolo, lo porto anche nelle scuole, perché credo sia giusto che i ragazzi conoscano i pericoli di una dipendenza dal gioco d'azzardo. Credo sia giusto farlo perché mi pagano. No, vorrei vedere. E poi perché penso che da un grande potere derivino grandi responsabilità. Insomma, sono la cosa più vicina a Spider-Man che uno di Sondrio potrà mai vedere nella sua vita. Ora, già fare questo spettacolo in presenza, cioè pigliando 200-300 studenti e portandoli a teatro la mattina e mettergli un cretino sul palco che parla, è già difficile così. Non so, andate indietro con la memoria quando vi portavano a teatro a scuola, era il momento del casino, ok? Mettetevi nei panni dell'attore che avete perculato allora. Okay. È già difficile in presenza, figurati via Zoom. Zoom è un acronimo, immagino che vuol dire qualcosa tipo vestito dalla cintola in su, credo, però non sono sicurissimo. Allora, comunque, via Zoom faccio gli spettacoli di 250 studenti collegati. Allora, il mezzo dall'occasione al bulletto della classe, no? Sai quello che dice: minchia prof, quello che fuma le sigarette che ruba il padre,
quello che limona per primo, quello lì. Lo chiameremo Bruzzone, per convenzione. Ora io sono sicuro che in ogni classe c'è un Bruzzone. Sono sicuro che se andate indietro con la memoria, anche nella vostra classe c'era un Bruzzone. Se non c'era, eravate voi. Allora, Bruzzone, Bruzzone, è meraviglioso Bruzzone, eh? Bruzzone è quello che, allora, parte il collegamento, io inizio lo spettacolo e Bruzzone colpisce e scappa, secchissimo, apre l'audio e manda 3 secondi di trap, fortissimo, è un jab, giusto per saggiare l'avversario. Si va avanti. Io arrivo all'inizio dello spettacolo, racconto, è il momento clou, è la mia combo, cioè quella che, con cui catturo il pubblico in questo spettacolo. Io racconto di quando ero sul ponte a Genova e stavo pensando di andare. Ero lì sul ponte, racconto questa cosa, gli studenti sono lì, ascoltano, no? Questo uomo che si mette a nudo, è un momento meraviglioso, molto toccante. Io racconto, sono sul ponte, racconto del perché sono andato a casa, io ero lì sul ponte, cosa mi ha salvato? Mi ha salvato il mio essere comico, perché ho cominciato a pensare a tutti i rip che ci sarebbero stati il giorno dopo sui social. Inizio a pensare a tutti i miei colleghi, alcuni meravigliosi sono qui stasera, che magari avrebbero scritto, raccontato di aneddoti, di viaggi, di serate fatte insieme, cose mai successe, ma tanto chi cazzo può smentire, sono spiaccicato sotto il ponte. E poi magari ci sarebbe stato quello più intraprendente fra tutti, che avrebbe istituito il premio alla comicità, Daniele Racco. E lì mi sono immaginato che avrebbe potuto vincere qualcuno che mi sta sul cazzo. Così sono sceso dal ponte e sono tornato a casa. Devo dire che Bruzzone, molto elegantemente e sportivamente, mi fa finire questo racconto, però poi assesta un diretto di quelli che fanno male. Cazzo, se si buttava avevamo già finito. Un po' lo ammiro, dico la verità, Bruzzone, questo ragazzo che ha già il destino segnato, sarà un disoccupato o quantomeno un piccolo imprenditore dello spaccio. Ma io lo vedo già così, si va avanti. Io a un certo momento cerco di assestare un colpo, no? Un colpo decisivo, anche io sto vincendo i punti, ma voglio mettere al sicuro il match, e allora assesto il mio colpo, mi scopro e dico questa cosa, dico, ragazzi, io non vi voglio insegnare niente. E Bruzzone, ah, ma non ci insegni il Texas Hold'em? Che cazzo siamo venuti a fare? Finiamo. Sono in leggero vantaggio, ma io sono vecchio, e lui colpisce e scappa, è lo Sugar Ray dei bei tempi, colpisce e scappa, decido che posso farla finita solo in un modo, solo con un colpo finale, quindi chiudiamo la diretta, chiudiamo lo spettacolo e partono le domande degli studenti a me, lui veramente in gloria totale, Bruzzone, che comincia a farmi le domande per perdere tempo ed evitare le 2 ore di matematica successive, ma infatti le domande del cazzo, tipo, ma i capelli li hai persi al gioco? Oh, senti, io non ci credo che non giochi più. Vabbè, ho capito. Oh, ultima cosa, ma Juve Roma, cosa metto? Che cazzo però, Bruzzone. Sto perdendo, devo mandarlo giù all'ultimo round. E allora chiudo questa bellissima mattinata con i 250 studenti di Treviso dicendo, beh ragazzi, io spero che vi sia servita qualcosa queste 2 ore che abbiamo passato insieme. Spero davvero che se un giorno vi troverete faccia a faccia con il gioco d'azzardo vi ricorderete questa mattinata e le parole che vi ho detto, tranne te, Bruzzone. Tu vivi sereno e punta tutto sul rosso. Che poi, a Bruzzone, per avviare una splendida carriera d'azzardopatico, non gli serve mica un casinò. Perché ormai, ragazzi, ma avete dato un'occhiata? Ma vi ricordate dove eravamo arrivati prima del Covid e del lockdown? Cioè, eravamo arrivati quasi al punto che potevi entrare in un tabacchi e sentire il tabaccaio che ti diceva una cosa tipo, dica un numero, 7, ha perso, sono 20 euro.
così. Ma eravamo così. Voi dite sto esagerando, sto esagerando. Noi viviamo in un paese che si è inventato la lotteria degli scontrini. Ma che cazzo è la lotteria degli scontrini? Io la prima volta che ho sentito lotteria degli scontrini me la sono immaginata tipo che tu entri in 10 negozi ma prima scommetti su quanti ti faranno lo scontrino senza chiederlo. Che comunque mi sembra un bel gioco. Certo, se funzionasse così a Benevento non vincerebbe mai nessuno. Ma a parte questo, io veramente non viviamo in un paese ormai strano, faccio una fatica, davvero, è una roba che mi squarcia la... Allora, io so, ogni tanto io faccio vado un attimo indietro perché so di regalarvi delle immagini che in realtà vi rimangono nella testa. E l'immagine che vi è rimasta nella testa, l'ultima, è quella mia sul ponte che sto per buttarmi di sotto. È una cosa vera, è successa 5 anni fa. Però tranquilli, cioè non ho intenzione di venire a mancare nell'immediato futuro. Però, già che ne stiamo parlando, organizziamoci. Perché non vorrei trovarvi impreparati all'evento. No, no, parlo proprio di voi, io sono morto, che cazzo me ne frega. Allora, sicuramente la notizia della mia dipartita sarebbe coperta quantomeno dai media locali. Credo di poter aspirare legittimamente anche a un servizio a studio aperto, però dipende molto dalle modalità della dipartita. Ecco. Comunque, muoio. Allora, ragazzi, mi raccomando, arrivano i giornalisti, quindi preparatevi, ok? Io non voglio sentirvi dire quelle cazzate tipo salutava sempre, era gentile, perché non è vero. Non è vero. Perché ci sono dei giorni che proprio non mi va di salutare nessuno e non sono gentile manco per il cazzo. Ieri, per dire, ho preso la bicicletta di mio figlio e l'ho buttata per terra. C'era stato cattivo? No, mi andava di farlo. Per dire. Ora, ci sono dei giornalisti collegati questa sera, li ho invitati apposta. Mi raccomando, ragazzi, non scrivete quella cazzata che ultimamente scrivete quando muore qualcuno. Era molto attivo sui social. No, ma perché non mi descrive? Non mi descrive perché non è vero. Io dovrei fare 20-30 Instagram stories al giorno e non le faccio. Dovrei fare un post al mattino e uno la sera e non li faccio. Un post lungo a settimana e non lo faccio. Dovrei fotografare ogni cazzo di cosa che faccio, compreso la spesa e la visita al proctologo. Dovrei mettere le foto in tutto e non lo faccio. E ogni tanto un gattino. Così. Anche prima di mangiarlo. E non lo faccio. Questa l'ho detta per i vicentini. E non lo faccio. Quindi non sono molto attivo sui social. Sono i social che sono attivi con me da dietro, da qualche anno. Comunque, torniamo a noi. Allora, capitolo funerale. Mi raccomando, preparatevi, date il meglio di voi. Io vorrei che almeno il giorno della mia morte fosse qualcosa di preparato, uno spettacolo provato, dove tutto fila liscio. Allora, funerale, probabilmente vi si avvicinerà qualcuno, un vecchio presumibilmente, che farà questa domanda del cazzo. Chi è morto? Lì la risposta deve essere unica, lapidaria e perentoria. Sto cazzo, mi raccomando, ci tengo. Sono le mie ultime volontà, ragazzi, non potete deludermi. Se il vecchio va avanti, perché non capiscono spesso i vecchi quando li stai perculando, potete uscirvene con questa frase che sta bene su tutto. Non si sa. Ma seguiamo la pista anarchica. Guarda, è una frase meravigliosa, è come la panna, sta bene su tutto. Ora, in Italia, con me come non è, si segue sempre una pista anarchica. Che poi a ben vedere, gli anarchici quelli veri, non ci sono più. Gente che è troppo sensibile per questo mondo cinico e freddo. Gente che magari preferisce farsi suicidare, che so, cadendo da una finestra perché da soli gli fa un po' senso. Brava. Adesso ci sono due categorie di anarchici, ben divise, ben distinte. Allora, ci sono gli anarco-insurrezionalisti,
che sono quelli che vanno un po' bene per tutto. Dalle bombe alla rissa gravata, dai tafferugli al parcheggio in doppia fila. Anarchici reazionari. Poi ci sono gli anarchici informali, che sono un po' i radical chic degli anarchici. Sono quelli che pontificano nei salotti, sono quelli che escono a fare le loro cose da anarchici così come si trovano, sono informali, non stanno a guardare la forma del cassonetto prima di dargli fuoco. È gente tranquilla. È gente che tra uno spritz e una partita di padel, capace che con una bomboletta di spray glitterato ti scrive sbivvi merde. Prima di sparire nella notte con il loro monopattino elettrico. Lo sapevo. Scusate, faccio mia colpa. Io mi ero ripromesso non parlare di politica, ci sono arrivato. Ora, il problema sai qual è? Che questa è una politica che la mia generazione, ma tutti, non la riconosciamo più. Ma che cazzo di politica? È difficile riconoscerla, però ragazzi, andate un po' indietro con la memoria, fate una marcord, vi ricordate come erano belle quelle feste estive, col ballo liscio, la serata giovani, il vino rosso senza nome, i dibattiti, i comizi urlati, le nostre canzoni con i vecchi che si commuovevano, cazzo che belle che erano le feste della Lega Nord. E invece ora è tutto diverso. Noi in questo momento abbiamo un governo che non ha, sono tutti lì, tutti insieme, come se fosse un video di Pornhub con tutte le categorie insieme. Cioè, noi abbiamo un governo Granny, Interracial, Hardcore, Bucate, Drunk Amateur, Gran Troia, Faibochini, Big Dick. E non ci ho messo Midget perché non voglio fare le solite battute sull'altezza di Brunetta. Però l'ho fatto perché alla fine non lasciamo indietro nessuno. A me sarebbe piaciuto che durante la discussione alla Camera o al Senato per le dichiarazioni di voto sulla, come cazzo si chiama, sulla fiducia a Draghi, a me sarebbe piaciuto che qualcuno, ma non mi interessa il colore, che qualcuno avesse avuto il coraggio di alzarsi in piedi e dire noi la fiducia non gliela diamo perché lei, cazzo diciamocelo, andava a scuola con Magalli. Tanto sto povero Giancarlo, spezziamo una lancia a favore di Magalli, gli hanno rotto i coglioni per 2 settimane. L'hanno intervistato tutti. Ma com'era Draghi a scuola? Ma cosa volevi che ti rispondesse? Una cosa tipo, guarda, ma no, normale, però all'intervallo si metteva in un angolo lì a firmare le 1000 lire. Se gli chiedevi perché, diceva mi sto esercitando, prima o poi mi viene buono. Cosa volevi che ti dicessi? Ma porca miseria! Il personaggio del momento, politicamente parlando, è Enrico Letta. Io me lo, ti giuro, mi fa una tenerezza ogni volta che lo vedo, Letta. Io me lo immagino, era a Parigi, ma vi rendete conto? Era a Parigi, sereno, faceva il professore, tutta teoria, niente pratica, non devi dimostrare un cazzo. Gli studenti che pendevano dalle sue labbra ogni volta che entrava in classe erano lì in piedi sul banco. Capitano, mio capitano, un uomo felice che la sera ritornava a casa, si era già ambientato, c'ho la maglia riga, il baschetto francese, le baguette sotto l'ascella, passeggiava lungo la Senna sorseggiando un mimosa, arrivava a casa, apriva la porta contento, je suis à la maison mon amour, la moglie, Enrico, han telefonato da Roma, tu, le baguette per te, si è dimesso Zingaretti, no, Enrico, vogliono che vai a Roma a fare il segretario del PD. No! Si è preso 48 ore, ma non per rispondere, per finire di dire no! È arrivato, segretario. Il primo discorso è stato meraviglioso, perché tempo zero ha pestato una merda grande come la Basilicata. Io me lo vedo l'ha detto stampa del PD che no, lo catechizzava, gli diceva Enrico mi raccomando Enrico, primo discorso vai sul vago, vai di repertorio, non improvvisare,
mi raccomando, lavoro, donne, le solite minchiate che diciamo da sempre, no? Mi raccomando, Rick, no, tranquillo così, parte il discorso, 3, 2, 1, you soli, ma porca troia, perché si è fatto ingolosire, hai capito? Tipo la mosca, ha detto, ma Rick, che bella merda, senti come c'ha di com'era adesso, allora, io poi l'ho detto, sempre detto, ma Enrico, ma a casa la sapevi, che cazzo, ti sei emozionato? Enrico Letta, la dimostrazione che non basta chiamarsi Enrico per essere segretario di un partito di sinistra. Allora, mi tocca parlare del movimento, lo so, mi tocca sempre a me, perché io ho fatto quella roba lì, che mi sono iscritto a partecipare, allora mi tocca. Allora, movimento ormai io non lo capisco più, ho preso le distanze, perché non riesco più a decifrarlo, sono un pentito, chiamatelo un po' come cazzo volete, però li vedo, stanno tornando proprio indietro, c'è l'ala Novax, si scinderanno anche loro, la Novax, l'ala Novegan, l'ala Vegan, sono meravigliosi, sono stupendi, torneranno a fare quei meravigliosi discorsi sulle scie chimiche in Parlamento, che sono la pausa sudoku per gli altri, e... che cazzo gli vuoi dire? Ma che cazzo gli vuoi dire a sta gente qua? A sinistra invece continuano a scindersi, come le cellule, no? Che non possono farne a me, continuano a scindersi. Ora, è nella loro storia, nel loro DNA, nel nostro DNA, fatemi dire questo, mi schiero. Allora, il Partito Comunista Italiano nasce per scissione dal Partito Socialista Italiano 100 anni fa a Livorno. Quest'anno compie 100 anni. 100 anni. E non si è presentato alla festa. Perché nel frattempo ha continuato a scindersi. Aveva innescato un processo, aveva continuato a scindere e si scindono per delle cazzate, si scindono per disaccordi sulla mozione del compagno Crisafulli, sulla pregiudiziale della mozione del giorno precedente, ma che cazzo! Continuano a scindersi. A destra sono in campagna elettorale da sempre. E sono talmente bravi a comunicare, sono sempre lì, presenti su ogni cosa, dicono, fanno, che ormai non ascolti più neanche quanti ne arrestano ogni giorno di quella parte lì. E anche se scambi gli addendi, no? Il risultato non cambia, perché se tu dici arrestato un esponente della mafia perché aveva la tessera di Forza Italia, suona uguale. Il suono è lo stesso delle immagini, però dice che arrestarono a Salvatore. E come mai? Per il pizzo? Ma che pizzo? Ci trovarono Cedolo? Ma che Cedolo? C'aveva la tessera da Forza Italia, minchia. Allora non lo vediamo più, ma che lo vediamo più? Sono picchiato, sono portato, sono levato, la festa è finita, mamma mia! È uguale, capite? È uguale, cambia un cazzo! È uguale! Vinceranno, forse stravinceranno. Berlusconi presidente della Repubblica è una cosa che qualcuno comincia a dire a voce alta. Tutte le immagini, che paese straordinario. Se sismo allo stato puro, uno come Genovese, sai quello che è? Genovese, quello. Hanno arrestato il fondatore di Facile.it, hanno arrestato il fondatore di Facile.it, hanno arrestato il fondatore di Facile.it. Genovese? Altro che galera, cazzo. Genovese, ma minimo sottosegretario con Berlusconi, presidente della Repubblica. Minimo, cazzo, minimo. Che paese straordinario che sarà. Che paese straordinario. Intanto a sinistra li abbiamo lasciati lì, ma loro continuano a scindersi. Sì, anche adesso, mentre noi siamo qua, loro continuano a scindersi. Arriveremo al punto che ci saranno migliaia di micropartiti da una persona. Assisteremo alla fondazione, alla nascita del partito Fratoianni Italiano. E allora, visto che non è vietato, facciamolo. Benvenuti alla prima convention fondante del PRI, il Partito Raco Italiano. Se siete d'accordo, partirei con le nostre proposte per le leggi. Dovessimo vincere, succederà mai, ma metti che abbiamo delle proposte che credo siano interessanti, sono assolutamente di
grande auspicio per il futuro del paese. Prima proposta, la cosa che faremo nei primi 10 giorni del governo Racco sarà abolizione totale e divieto di qualunque tributo a Fabrizio De André. Ma io sono cristiano, non è una questione religiosa. I tributi sono vietati e basta. E poi cristiano, sei grande, cazzo, canta le tue. Bravo! Esatto! Qua ci sono dei fan. Punto 2. Il tiramisù di Stato a 1 euro in tutti i supermercati e consacrato come bene di primaria necessità. Secondo, costringeremo tutte le aziende che producono telefoni cellulari a mettere di serie dei cavi da almeno 3 metri, che io per telefonare quando ho il telefono in ricarica non posso fare il Vietcong, porca troia. Terzo, le organizzazioni del terzo settore sono un fiore all'occhiello di questo paese e non vanno ostacolate, ma vanno sostenute e aiutate. La gente in mezzo al mare si salva, i poveri si guardano e ci si pensa e soprattutto si difendono le persone fragili. Quando avremo fatto tutte queste cose, parleremo anche del terzo valico, perché porca troia, ve lo dovete guadagnare! Allora, grazie, ci stava qua, fossimo stati dal vivo sarebbe stato un applauso flagoroso. Allora, in realtà, bravo! Allora, prima di bevo un attimo, voi intanto scambiatevi un segno di pace. Allora, no, era per dimostrare che c'ho lo sgabello con l'acqua come quelli veri. Allora, in realtà, io vi giuro, è un periodo meraviglioso. Avete capito dopo. Allora, io mi continuo a mandare nella testa. La mia colonna sonora dell'ultimo anno è una canzone di un cantautore che si chiama Ugolino, anni 60-70, ok? Quindi magari più vecchi lo conoscerà, gli altri andatelo a cercare perché era avanti di 30 anni, una cosa straordinaria. Allora, lui aveva fatto questa canzone che il ritornello faceva così, se volete poi la cantate anche voi insieme. Meno male che tutto va bene, meno male, che niente va male, meno male, meravigliosa. Una colonna sonora che io mi mando per poter affrontare la vita. Perché in fondo è così, ragazzi. Va tutto bene. Ragazzi, va tutto bene. Viviamo nel villaggio globale. È il villaggio globale, baby. Sai cosa vuol dire villaggio globale? Vuol dire che eleggono Biden a Washington e brindano a Cinisello Balsamo. Vuol dire che Draghi giura a Roma e a Cincinnati non gliene frega un cazzo a nessuno. Questo è il villaggio globale. Va tutto bene, siate felici. Ma in fondo cosa ci manca per essere felici? Dai, ci danno anche il nostro metadone, no? Ogni anno una dose di Fiorello e siamo sereni. Io quest'anno mi ero ripromesso, in controtendenza con me stesso, che avrei guardato il Festival di Sanremo. Poi però non ne ho avuto la forza. Ora, non ne ho avuto la forza. Però in realtà non importa che tu lo guardi o meno, non importa, perché lo subisci. Comunque, è la grande forza di Sanremo. Perché accendi un telegiornale, parlo di Sanremo. Vai su un social, parlo di Sanremo. Apri il giornale, Sanremo. Quindi lo subisci. In più, non so per quale cazzo di motivo, forse quest'anno me ne sono accorto di più, io ero circondato da persone che mi domandavano se avessi visto Sanremo. Ma non alla fine, giorno per giorno. Hai capito? Dice, il mercoledì dice, oh, ma l'hai visto ieri sera, martedì, la prima puntata di Sanremo, l'hai vista? No, no, non l'ho vista perché io il martedì insegno, tengo una classe sul monologo comico e sono arrivato a casa tardi, guardare i programmi iniziati non mi piace, quindi non l'ho guardato. Mercoledì, cazzo, mercoledì l'avrai visto, no? Mercoledì non si tocca. Mercoledì per me è sacro, perché su Top Crime c'è la mia serie preferita, Law and Order Special Victims Unit. Per brevità, Law and Order SVU.
Io non perdo una puntata di Law and Order SV. È la mia serie preferita perché la parola sperma viene usata veramente senza risparmio. Sembra di stare dentro Palazzo Grazioli quando c'era Berlusconi con la lampada di Wood. Cazzo, è ovunque! È una roba bellissima. Mi piace molto. Giovedì! L'avrei visto giovedì? No, giovedì perché... Giovedì non l'ho visto perché sono uscito. Mi ero dato un appuntamento e mi scazzava a tirarmi il pacco. Perché poi ci rimango male e non mi parlo per giorni. Guarda che comunque se la dici veloce ci sta. Il venerdì, no, venerdì, no, ragazzi, venerdì non posso perché c'ho la riunione dei giocatori anonimi e tra l'altro ci tengo a precisare che per noi Sanremo ha tutto un altro significato. Sabato, almeno la finalona del sabato, cazzo, l'avrai vista la finalona del sabato. Guarda, sai che sabato sarei stato anche libero. Però, avendo perso le puntate precedenti, non ci avrei capito un cazzo. E quindi sono rimasto sul divano con la mia compagna. Lo sesso. Abbiamo guardato i video dei comici col pubblico. Lei ci aveva anche delle auto reggenti alla caviglia che levati. È stato un anno strano per tutto. Questo è stato un anno strano per tutto. Anche il Natale. Anche il Natale di questa pandemia. È stato stranissimo, è vero? Lo scorso Natale. C'era... Allora, il Natale ostentiamo sempre questa bontà non richiesta. Ma quest'anno di più. Cioè, quest'anno di più. È partita una gara surreale tra le forze dell'ordine. Cioè, la vigilia... Hanno cominciato i poliziotti, polizia. Vigilia sono andati a passarla con una vecchia di 97 anni che era a casa da sola. Giorno dopo i carabinieri hanno fatto pranzo con un vecchio di 98 anni. Ci ha provato anche la finanza. Sono andati a casa di un ex dirigente in pensione di Autostrade. Hanno suonato, pum, infarto secco. Lascia moglie e due figli indagati a piede libero. Io, allora, queste notizie sui carabinieri e polizia che andavano a trovare la gente. Ti giuro, ma mi ha lasciato, mi hanno fatto, mi hanno costretto a pensare. Io adesso non so come sarà la mia vita di qua a 40 anni. Se ci sarò, se ci sarò ancora, non lo so. Però, se mi dovessi trovare da solo a 88 anni a Natale e chiamassi i carabinieri, cioè, secondo me, sarebbe per farmi mettere un timer. No, tipo che li chiamo. E dico, carabinieri, sì, ecco, buonasera, potreste richiamarmi tra 10 minuti che così scolo la pasta? Perché tanto ci avrei 88 anni, che cazzo vuoi che mi facciano? E poi 88 anni non c'ho per il cazzo di usare Alexa. Comunque, oh, il Natale in generale, non solo quest'anno, io non lo amo tantissimo, sempre, io, allora, lo dico, guardo molta televisione, più di quella che dovrei, lo so, perché mi piace, è un mezzo, mi piace la televisione. E Natale si trasforma, a Natale trasmettono tutti quei film, quelle commedie romantiche. Io le commedie romantiche le odio, perché nelle commedie romantiche c'è sempre questo tizio, il fidanzato, che viene lasciato perché lei si mette col grande amore della sua vita. E lui viene sempre dipinto come uno stronzo, un cretino. Nessuno pensa mai a lui. Io empatizzo subito con lui, ovviamente. E questo ma... Perché se, allora, immaginatevi sto povero stronzo. Allora, questo ha acceso un mutuo trentennale perché la stronza voleva una casa nell'Upper East Side. Sono almeno 8 Natali e Capodanni che se li passa con la famiglia di lei nel Connecticut, che è l'unico a portare fuori il cane, dove il parente più simpatico di lei è il presidente di QAnon. In più, me lo fa il becco! Benissimo, allora sei una stronza! In nome di cosa? Del grande amore. Allora io non voglio il film che mi racconti la storia d'amore di questo. Io voglio un film che mi racconti la storia di lui e non di quei due mentecati che pisciano sul suo cuore. Cazzo, questo. Ma perché nessuno ci ha mai pensato? Rivediamola da un'altra parte. Io odio perché a Natale trasmettono Pretty Woman. Mica Pretty Woman. Mi sta sul cazzo Pretty Woman. Io non so, qua ci sono delle donne che dicono no, Pretty Woman è un film, è una stronzata Pretty Woman. Allora le prostitute nel mondo sono schiave. Alcune lo fanno liberamente, ma se avessero un'altra possibilità farebbero altro, però io sono disposto a credere alle vostre favole del cazzo. E allora facciamo che la prostituta sposa il miliardario. Sicuramente dopo un paio di giorni verrebbe intervistata da Vanity Fair.
E cosa facevi prima di incontrare Mario? Dipendeva molto dal compenso. Per lo più pompini, cazzo, come l'ho detto bene stavolta. Sono fiero di me, sono fiero di me. Allora, non trovate però anche voi che stiamo esagerando? Io credo, soprattutto negli ultimi mesi, stiamo esagerando, leggendo le cose che scriviamo, stiamo diventando sempre di più come quel compagno di classe che credeva di essere simpatico, invece era un piccolo bruzzone. Stiamo diventando come bruzzone, tutti dei piccoli bruzzoni che raggiungiamo noi uomini il nostro apice. Prendi la Befana. No, non è il titolo di un film porno con le vecchie, no. Prendi la Befana come esempio. Allora, il giorno della Befana. Allora, il giorno della Befana noi maschi raggiungiamo il nostro apice di simpatia facendo gli auguri a tutte le donne che conosciamo. Le donne postano foto di loro vestite da porno befane con sottoscritto semplicemente io. Ma vai a fanculo. Ma che mondo sta diventando? Cosa stiamo... Scriviamo male, non rispettiamo più la nostra lingua. Muoro. Riderissimo, adoro tutte quelle cose abbreviate tipo bit, si capisce solo quando scrivete così che siete vecchi e avete cominciato a scrivere i messaggi quando c'erano gli sms con i caratteri contati. Però già allora vi prendevamo per il culo, ve lo dico, già allora. In più ci domandiamo da almeno 30 anni cosa cazzo ne avete fatto del tempo che avete risparmiato non scrivendo le vocali. Domandiamo tutti fortemente questa cosa qua. Io rispetto la mia lingua, cerco di parlare un buon italiano, probabilmente ogni tanto prendo degli strafalcioni, ma non lo faccio apposta, ci provo. Anche se ultimamente devo dire che il turpiloquio a nastro, proprio parolacce come se piovesse, anche le bestemmie, ho scoperto il mio lato spirituale. In una parola si può dire che sono in zona rozza. Scusate, questa fa ridere anche. Mi ritrovo spesso a commentare le notizie che leggo nel dialetto della notizia stessa. Mi è successo col Mose. Io ve voglio bene, però dimmi una cosa, zio Can. Allora che avevamo messo 30 anni ad avere sto caso de Mose. Quando che piove, zio Can? Cosa lo tenete giù a mare a fare che c'è tempo di merda? Tirelo su, zio cantante! Lo so, quasi bestemmiato, lo so, scusa. No, scusa, mi rendo conto. Sul Mose l'ho seguita la vicenda, perché, allora, il Mose è un'opera fantastica, siete d'accordo? Togliete per un attimo le tangenti, tutto il tempo che c'è voluto, tutta la merda che si è portata dietro il Mose, ma il Mose in sé è un progetto straordinario, è la dimostrazione di cosa è in grado di pensare e mettere in opera l'essere umano. Io mi sorprendo sempre quando gli uomini raggiungono queste conquiste tecniche e scientifiche. Io ho un rapporto meraviglioso con la scienza, mi fido a occhi chiusi della scienza, il mio rapporto con Dio, quello è un po' diverso. Io ad esempio sono convinto che sia stato l'uomo a creare Dio e non viceversa. Queste convinzioni però vacillano ogni volta che mangio un babà, quando il rum del babà pervade le mie papille gustative, io mi dico che deve esserci un Dio da qualche parte. Poi però succede sempre qualcosa che mi riporta coi piedi per terra. L'altro giorno ad esempio, dopo aver mangiato il mio babà quotidiano, sono andato sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Ragazzi, è meraviglioso, perché c'è una sezione che hanno dedicato alle domande che gli utenti possono fare sul vaccino anti-Covid. E le ho lette tutte, le domande e le risposte, e ho scoperto delle cose meravigliose. Voi lo sapevate che il vaccino è senza glutine? Sì. Lo hanno chiesto, straordinario, sono delle cose meravigliose. Allora io ho un rapporto strano con religione e scienza, però non sono l'unico, perché a me ragazzi è tutto molto mischiato, no? Anche il Papa strizza l'occhio alla scienza, fa il Papa, parla direttamente con Dio, c'è proprio un numero diretto, però si vaccina, fa l'attacco per la sciatica, riconosce le coppie omosessuali, bravissimo, perché io non ci riesco sempre,
No, ad esempio io Gabriel Garco non l'avrei mai detto, invece il Papa lo sapeva, per dire, no? Parlando di scienza, mi sono reso conto che ho parlicchiato di Covid, ma non ho proprio affrontato l'argomento a piene mani, no? Che cosa è successo in quest'anno? Cos'è la cosa che mi manca di più di tutta questa distanza che abbiamo? Mi manca proprio quello, mi manca il contatto. A parte il contatto col pubblico quando è dal vivo, mi manca proprio... Allora, non succede spesso, però qualche volta mi vanto. Mi fermano per strada e mi chiedono una foto. E prima del Covid era bello, perché comunque c'è uno sconosciuto che ti viene da lontano, ti sorride, si avvicina e poi ti chiede, possiamo fare una foto? Ed è un momento bellissimo perché riconoscono il tuo lavoro, le tue capacità. E allora io me l'abbraccio queste persone qua, le abbraccio e lui scatta la foto e siamo sorridenti e lui è contento. Io immagino che la sera la farà vedere alla moglie, al marito, ai figli, agli amici, dirà hai visto, ho incontrato Ra, che bello. Adesso è tutto diverso. Capita anche adesso, anche qualcuno nonostante la mascherina mi riconosca, mi chiede una foto, dobbiamo stare sfalsati così a un metro, lui davanti col suo cellulare, io dietro con la mascherina, poi la sera fa vedere la foto agli amici e dice ma lì hai visto oggi? Hai visto con chi ho fatto la foto in Corso Italia? Cazzo, con Danny DeVito. Ci sono delle cose che però abbiamo imparato, delle parole che abbiamo imparato, smart working l'ho detta prima, e c'è una parola che a me di questo anno piace tantissimo, che è asintomatici. Mi piace, asintomatici, perché mi ricordo un gruppo di nicho, tipo Sandro e gli asintomatici. Guarda che bello! Adesso pensiamoci, perché secondo me quando finisce tutto lo possiamo fare. Però, scusatemi, permettetemi di dire una cosa. Noi siamo a Genova e noi qui, noi tre, stasera... Siamo felici perché noi genovesi possiamo vantare la conterraneità con la più grande pop star degli ultimi 50 anni, il professor Bassetti. Cazzo ragazzi, è straordinario il professor Bassetti. Lui passa con grande agilità dalle TV locali a quelle nazionali, sempre in diretta dal suo studio. Su tutto campeggia la bandierina di Yale, che ancora non abbiamo ben capito se è l'università dove ha studiato o se è la ditta di lucchetti e serature che gli fa da sponsor. Ancora non ci è venuta questa cosa, però è incredibile Bassetti. Io sono veramente, io sono convinto che siano più di uno, perché ho la banda Bassetti. Una stronzata, cazzo, la posso dire anch'io una stronzata? Allora, avete riso, ma se non vi piace la tolgo. Ogni tanto fatemi scivolare nel cabaret, ogni tanto. D'altra parte da lì vengo. Allora, comunque, ma quello vero è 139, 139 comunque. E comunque Bassetti è plurale, quindi c'ho ragione io. Allora, comunque, no, professor Bassetti è straordinario, perché, beh, ragazzi, pensateci bene, è mutato più lui del virus. No, ma non come opinioni, quelle che cazzo le ascolta più ormai, no, proprio come si fa vedere, no? Allora, primo collegamento, webcam del cellulare, Gagliardetto del Genoa su parete bianca. Secondo collegamento, webcam Logitech regalatagli da Lilly Gruber, diploma di laurea in Bella Vista. Terzo collegamento, luci cinematografiche e fondale ricostruito digitalmente. Catroia! Quarto collegamento, sigla iniziale, Creuse de Ma di Fabrizio De André. Porca troia, ve lo buco sto De André! Grande, bravo! Scusate... Troupe televisiva, Cerone messo su dalla cognata. Quinto collegamento, truccatrice in topless, poltrona in pelle di Novax, regia di Sorrentino. Straordinario, straordinario. Allora, poi, beh, poi abbiamo scoperto un'altra cosa che io non credevo che avremmo mai avuto, i negazionisti. Non credo ce ne sia qualcuno fra di voi, ma negazionisti,
cioè, gente che nega l'esistenza del virus. 20.000 contagi al giorno, 400-500 morti al giorno, il virus non esiste. Allora, come approcci questa gente qua? Io ho provato due tecniche, funzionano entrambe. Nego i negazionisti. Io sono un nonovax, un nonomask. Devi assolutamente far finta che non esisti. Loro ti parlano. È tutto un complotto. Sento delle voci, non capisco. Il virus è stato fatto in Cina in laboratorio. Dei rumori fastidiosi che non... Non ce lo dicono! Cazzo, mi è venuto l'acufene. O se no, li costringi ad autoeliminarsi vendendogli una grande fake news. Allora, segui il mio ragionamento, amico mio negazionista. Io, essendomi completamente rasato i capelli, posso andare in piscina o alle terme senza indossare la cuffia. Vale anche per la mascherina. Se tu ti tappi ermeticamente il naso e la bocca con della cera lacca, puoi non metterla. Allora, a questo punto dello spettacolo è il momento della pubblicità a progresso. Poi riprendiamo. Allora, no, ascoltate che è importante. Pubblicità a progresso. Non vi fa incazzare terribilmente anche a voi? Vi fa incazzare terribilmente anche a voi quelli che cancellano i messaggi su WhatsApp dopo che te li hanno inviati? Sì, eh? Allora, mi rivolgo direttamente a voi. Allora, dopo che ci siete. Allora, se mi vuoi scrivere su WhatsApp, ti pensi bene cosa mi vuoi dire, poi me lo scrivi. Se decidi di cancellarlo, sostituisci immediatamente il messaggio cancellato con uno nuovo. Perché se io leggo la scritta, questo messaggio è stato eliminato, e dopo non c'è niente, mi sale un'ansia. Perché penso, ma che cosa mi volevi dire? Cosa avevi trovato finalmente il coraggio di dirmi, ma poi all'ultimo non te la sei sentita? Come finisce Law and Order SVU? Che il PD prima di chiamare Letta aveva pensato a me? Cosa cazzo mi volevi dire? Sei grande, prenditi le tue responsabilità, carogna! Ma fine della pubblicità progresso. Comunque ragazzi, dai, oggi che è 27 marzo, giornata mondiale del teatro, giorno in cui dovevano riaprire. Mi ha scritto Franceschini, ha scritto, Draco, ma come fa la diretta su Zoom, riapriamo i teatri. Sono meravigliosi, cazzo. Sapete perché mi fa paura quella gente lì? Perché ci ruba il lavoro. Allora, comunque, torniamo a noi. No, io ho una grande paura. Non c'è niente di peggio dei comici involontari. Allora, scusatemi, comunque ragazzi, primavera. Adesso si alzano le temperature, si allungano le giornate, arriva il caldo, si sa la curva, scende. In più abbiamo i vaccini, dai, si vede la luce in fondo al tunnel, vero? Dai, la vediamo, io lo so, alla fine il Covid sarà un ricordo, tra breve sarà un ricordo e potremo finalmente tornare a dedicarci ai problemi pressanti, problemi veri, quelli che veramente ci attanagliano, la prova costume. Quelli sono i grandi problemi. Mezzo mondo muore di fame e mezzo mondo è preoccupato per la prova costume. Vi rendete conto della stronzata? È una stronzata, pensateci bene. Noi il nostro grasso non lo dovremmo nascondere, noi lo dovremmo ostentare come tutti i beni che possediamo sulla pelle di qualcun altro, esattamente nello stesso modo. Il nostro grasso è una medaglia che attesta la fortuna che abbiamo avuto a nascere nella parte giusta del mondo, ammesso che sia giusta.
quella dove si sta bene, quella dove puoi decidere di digiunare e non avere altra possibilità. La dieta del digiuno, porca troia, noi facciamo la dieta del digiuno. Io ho trovato anche il libro, le ricette della dieta del digiuno. Com'è? Cioè lo apri, c'è scritto, prendi una padella e lasciala lì. Che cazzo è la dieta del digiuno? Noi siamo, hai capito, siamo così. Noi possiamo cucinare per show, noi possiamo far diventare una star, una cretina che cucina e che dice prendete una giotola, ma vai a fanculo! Io lo so perché vi piace Benedetta Rossi, perché vi ricorda la mamma, è per quello che vi piace, che se siete donne va bene, ma se siete uomini, porca troia, c'è un problemino a monte. Allora, noi siamo così e possiamo decidere. Il diabete mellito veniva chiamato anche malattia del benessere, perché è quello che ti viene quando mangi senza ritegno. Il diabete mellito è quello che si porta via le tue diottrie e le tue erezioni. E nella sua saggezza di malattia fa entrambe le cose, di modo che tu non possa vedere il casino che hai combinato lì sotto. Però che cazzo se ne frega, basta prendere una pillola blu e le elezioni non sono più un problema. Pfizer, già che ci sei, ma falla la carbonara, che cazzo te ne frega. Io vorrei prendere fortemente a bastonate, a sassate, tutti quelli che in nome del politicamente corretto vogliono riscrivere la nostra storia passata. È passata, siamo stati delle merde, non lo puoi correggere. Io odio quelli che, in nome di questa cazzata qui, fanno togliere Via col vento dalle piattaforme e lo fanno rimettere su con un disclaimer che spiega. Cosa cazzo mi devi spiegare? Che Via col vento è un film razzista? Ma dai! Un film americano, un film ambientato negli Stati Uniti dello schiavismo razzista? Ma cazzo, non l'avrei mai detto! Ma mi hai veramente sorpreso, non ci avevo mai fatto caso! Allora, nel mio mondo perfetto, noi lotteremmo per togliere Via col vento dalle piattaforme, per poi rimetterlo con un disclaimer. Attenzione! Stai per guardare un film che ha rotto i coglioni ad almeno 4 generazioni di persone. Questo è importante fare. Ah, ci sono anche dei negri. Ma va bene! Chi se ne frega? Chi se ne frega? Dio mio! Siamo al punto, è un paradosso, siamo un paradosso temporale. Seguite bene perché questo è un po' complicato. Allora, gli eredi dei bianchi che hanno colonizzato l'America, gli Stati Uniti d'America, sterminando i nativi, gli eredi di quelli lì, insieme agli eredi degli schiavi che gli stessi sterminatori sono andati a prendere e a portare negli Stati Uniti con la forza, gli eredi di tutta questa gente qui, cosa fanno? Tirano giù le statue di Colombo, che è uno che voleva solo andare in India da un'altra rotta. E dopo che hai tirato giù la statua di Colombo, a chi ce l'hai fatto il danno? A Google Maps, che non sa più come orientare? A chi gliel'hai fatto il danno? Tiri giù la statua di Colombo e poi che cazzo hai ottenuto? Hai eliminato come per magia anni di soprusi? Hai eliminato tutto quello che è successo? Hai riscritto la storia? Oppure hai tirato solo giù la statua di uno che si era perso? E poi dopo che hai tirato giù la statua di Colombo, nel tuo fervore giustizialista, chi ci metti? Chi ci metti? Trump? Chi ci metti? Putin? Chi ci metti? Salvini, fai una bella cosa. Visto che c'hai il piccone in mano, tira giù anche il piedistallo, ti venisse la voglia di metterci un coglione. Ora, tematica razzista per me è molto importante. Io di solito non le faccio mai queste cose, però questa la leggo, ragazzi, ve lo dico. Prendo le Gio, la leggo questa qui perché non mi sono... No, la voglio leggere perché è una lettera, quindi le lettere vanno lette. Allora, è una lettera che vorrei fosse inviata a tutti quei ragazzi che sono lì in attesa di imbarcarsi su un barcone fatiscente per arrivare
in Italia, perché secondo me è giusto avvertirli su cosa troveranno. Lo abbasso ancora un po'. Fratello. Bello l'inizio, no? Fratello. Se verrai in Italia, dovrai seguire delle regole e capire, fin da subito, dove sei venuto a vivere. Del tuo viaggio pericoloso, delle botte e delle violenze che avrai subito prima di metterti in mare, sappi che non gliene frega un cazzo a nessuno. Piuttosto, tutti ti faranno di continuo domande sul tuo telefono e sulle tue scarpe. Una volta arrivato, potresti essere lasciato sulla nave per giorni, in mezzo al mare. Lì troverai gli unici bianchi gentili che si divideranno con te il cibo, lo spazio e i vaffanculo. Una volta approdato, dopo un breve periodo di prova, ti sarà assegnato lo status di marocchino. Questa è una delle usanze più antiche del nostro paese, che affonda le sue radici nella goliardia più pura. A quel punto sta a te. Hai molte opzioni. Se ti dà fastidio essere chiamato negro, e te l'ho detto che siamo dei burloni, mettiti davanti a un supermercato e diventerai trasparente. Importantissimo. Se vuoi fare il povero, ti devi vestire da povero. Quindi, pantaloni sporchi e rattoppati alla meglio, scarpe rotte e possibilmente diverse, e un sacchetto pieno di lattine vuote e tappi di plastica. E per l'amor di Dio, il nostro Dio, sia chiaro, smetti di fumare e fai sparire quel telefono. Ora, non so bene come dirtelo, per cui sarò molto diretto. Riguardo alle donne, siamo molto sensibili. Le nostre donne le stupriamo e le ammazziamo tranquillamente per conto nostro. Quindi, se fra di voi ci sono degli psicopatici, si mettessero subito il cuore in pace, perché tanto la scusa dell'uomo esasperato dalla zoccola di turno con voi non funziona. Voi sareste solo dei bonobo in calore perenne. Oh, invece noi, maschi, bianchi, italiani, possiamo fare allegramente mercimonio delle tue sorelle, raccontandoci un sacco di storie sul mestiere più antico del mondo, su tutta la poesia che c'è dietro la prostituzione e sulla libera scelta e sul fatto che alla fine piace anche a loro, perché, volenti o nolenti, sono femmine di bonobo. Potresti addirittura essere tra quelli che trovano un posto di lavoro pagato e in regola, e potresti avere una casa e una famiglia, perché che se ne dica, siamo un grande paese. A quel punto però ti daremo tutti del tu, sempre. Il lei è riservato ai bianchi, tu devi ringraziare ogni giorno Dio, il nostro Dio. Se decidiamo ad esempio di venire a mangiare nel ristorante dove lavori, beh certo, stando bene attenti che le tue manacce nere non tocchino nulla. Capitolo gatti. Non si mangiano. Come i cani e tutti gli altri animali da affezione, su questo siamo molto rigidi, più che con le donne. Se hai fame, rovista in un cassonetto, anche se a dirla tutta ci rompe un po' il cazzo il fatto che ci rubi la spazzatura. Sappi che nessuno si domanderà mai perché stai cucinando e mangiando un gatto, se la tua mente è a posto, perché le patologie psichiatriche sono roba da bianchi, riservate a noi. Stressati. Ultima cosa, ci sentirai spesso dire che non siamo razzisti. E guarda, mi sento di dirti che è vero. Cioè, non so se hai visto che casino che abbiamo tirato su per George Floyd. Guarda che noi non siamo mica gli americani. Qui, se uno muore per colpa delle forze dell'ordine... Niente. Lascia perdere. I gatti. Mi raccomando, i gatti. Per sicurezza non accarezzarli neanche. Benvenuto in Italia. Ora... mettiamo qua. Allora, il fatto sapete qual è? È che ci stiamo complicando inutilmente la vita. Quando in realtà è tutto molto più semplice di così. Ci basterebbe fare una cosa ogni mattina quando ci alziamo. Pensare. Oggi, come sarà? Il bicchiere, oggi, sarà mezzo vuoto o mezzo pieno?
come mi sento oggi? Il bicchiere è mezzo vuoto, mezzo... È l'unica cosa che ci dovremmo domandare ogni mattina, magari darci la risposta poi la sera. Come sta? Mezzo pieno, mezzo vuoto? È semplice, è tutto molto semplice. Lavorare per vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Imparare ogni giorno, è facile. Invece noi no, noi no. Noi stiamo lì a pontificare sul bicchiere. Ma ascolta un po', il bicchiere è di vetro o di plastica? Senti un po', ma quante donne lavorano nella fabbrica che ha prodotto il bicchiere? Sono cose importanti? Senti, ma ho sentito dire sull'internet che l'acqua contiene glutine. L'acqua è un'arma di distrazione di massa. Le molecole dell'acqua inserite in un qualunque bicchiere, attivate dal 5G, diventano cancerogene. Allora, ascolta, Tomo, se c'è troppa acqua ci si può navigare e arrivano i migranti sui barconi. Ah, a me è giunta notizia che per fare sto mezzo bicchiere d'acqua sono stati usati degli animali. Poi fate voi. Il bicchiere è mezzo pieno e chi dice che è mezzo vuoto è una capra, capra, capra. La colpa è di quelli che corrono, perché sudano, poi bevono, è per quello che c'è nel mezzo bicchiere. Comunque, col bonus da 600 euro, mezzo bicchiere d'acqua è l'unica cosa che ci possiamo permettere. Quando io sento tutte queste cazzate che girano intorno all'argomento ma non lo affrontano, perché siamo diventati così, ci giriamo intorno, mi viene in mente solo una parola che non è neanche italiana, è questa, io la dico poi ve la ripetete con me: Kintsugi! Allora, conto fino a tre, la fate tutti, eh? Pronti, eh? 3, 2, 1, Kintsugi! Allora, Kintsugi è un'antica arte giapponese che è l'arte di impreziosire qualcosa che si è rotto riparandolo, tipo un vaso si rompe, lo ripari e ci metti dell'oro, quello è il Kintsugi, è una tecnica straordinaria, è una filosofia di vita meravigliosa, io la seguo, resta solo da capire come fabbricare degli intarsi d'oro per i miei coglioni. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Tira giù, tira giù! Ragazzi, grazie! Grazie di cuore. Bene, meno male, meno male, meno male.